Ci siamo. Ci siamo. Ma è il massimo sto coso? Massimo dell'altezza. Beh, sì. Buonasera, eh? Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Questa sera mi connetto anche qui dal computer, sempre da qua, dalla nuova sala della regia. Ok? La nuova sala regia oggi è questa. Quindi, dalla nuova sala regia. Oggi ho aggiunto anche il computer dalla cucina, sempre con furore dalla cucina ovviamente, ciao a tutte. E, così guardo il momento in cui mi intoppo, se poi c'è la linea che salta, lo vedo anche dal computer, almeno sono sicura. E stasera parliamo di insonnia. Almeno ci prepariamo un sonno ristoratore stasera, ok? Allora, come va a tutte? Come sta andando? Vi interessa? Quante di voi hanno problemi di insonnia? Ciao Daniela! Ciao, 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 ciao! Allora, la diretta ci sono, qua vi vedo, ci siamo! Ciao ragazze! Eccoci, eccoci, nel frattempo che vi connettete. Allora, oggi vi diamo il benvenuto ad una new entry. Ad una new entry, Isabella. Che bel nome è Isabella? Bellissimo! E poi abbiamo inviato gli attestati, abbiamo gli attestati pronti, quindi man mano che adesso finiscono le lionesse, arriva il super attestato. E è bellissimo, cioè sono troppo troppo felice Leonesse, troppo bello, troppo bello, l'attestato che avrei sempre desiderato avere, pensate, alla maturità io non sono mai andata a ritirare il diploma della scuola superiore, della maturità, ma se dovessi scegliere oggi, no, come l'avrei voluto ricevere, proprio come l'attestato scelgo me. Allora, mentre ricevo il mio attestato, scelgo meglio. Altro che. Allora, come state? Io dormo come un sasso, grande Carla. Allora, l'idea è, sta un po' a capire se anche voi avete mai avuto problemi di insonnia, tipo, nella vostra vita. Cioè, nel senso, insonnia sarebbe tipo, mi sono un po' documentata, giusto per sapere. Che è o quando fai fatica a prendere sonno, quando ti svegli durante la notte e non riesci a riprendere sonno. Quindi questo è un aspetto importante perché anche a me è successo assolutamente e ricordo anche benissimo i periodi in cui non riuscivo a dormire. Erano sicuramente dati al fatto che ero stressata, sicuramente, e ero preoccupata, quindi avevo tanti pensieri per la testa, un po' di ansia di fondo, ma come vi ho detto, ormai chi mi segue da un po' sa comunque, prima di fare ordine, prima che ovviamente avessi uno stile di vita più sano e produttivo, e quindi anche il modo di pensare, gestire le emozioni soprattutto, no? Che è migliorato alla grande da quando ho fatto ordine. Quando prima ero una ragazza molto molto ansiosa, non sapevo assolutamente gestire le emozioni e andavo in panico sempre, cioè notte e giorno sempre. Quindi sì, mi ricordo il giorno prima di un esame, ciao ciao tutte, eccovi. Allora, ciao Daniela, ciao Carla, ciao Barbara, ciao Manuela. Ah, vedi, Barbara ha detto io, quindi io nel senso di problemi di insonnia. Ciao Manuela, ciao Luigina. Ciao Claudia, ciao Viviana, ciao Letizia. Ok, Carla, ok, ciao Katia. Bene, Claudia ad esempio fa fatica. Io ho problemi di insonnia solo quando ho troppe preoccupazioni, quindi ci ritroviamo. Solitamente sonno continuo senza svegliarmi mai. Katia, anni fa. Ok, quindi quando tipo avete avuto questo problema era legato sicuramente ad un periodo della vostra vita dove qualcosa insomma stava accadendo, deduco. È interessante. Ah, ciao Rosy, un abbraccione a te, un abbraccione a te. Oggi cos'è? 14. Ok, un abbraccione, eh. Oh, ogni tanto se vuoi inviarmi un cassettino ordinato, una fotina, fammela avere la fotina, che io sono contenta, eh. Si deve festeggiare i piccoli successi, ricordatelo sempre, Rosy. Allora, cioè, praticamente cos'è che è successo? Che, vabbè, mi sto documentando, leggendo varie cose, a un certo punto, mentre tu leggi, ti appare proprio che ciò che influenza anche un sonno non ristoratore è il fatto di dormire e quindi riposare, tra virgolette, in un ambiente quindi poco adatto al sonno, non adatto al sonno, nel senso proprio che
effettivamente. Oh, guarda qua! Ciao Giulia! Ciao! Ciao ciao ciao! E aspetta, magari è arrivato. Ok, sì. Ciao Elisabetta! Piacere mio, piacere a tutte le nuove, chi c'è in ascolto, un saluto a tutte. È proprio il fatto che tra le tante cause c'è anche il fatto che l'ambiente influenza il sonno, quindi può essere positivo e negativo. Questo è molto interessante perché ovviamente noi parliamo di ordine, parliamo di ambiente potenziante, rigenerante e quindi un ambiente che ti faccia star bene. Allora, se ne pensiamo che l'insonnia, ovviamente a parte i casi in cui sono altre le ragioni, ma visto che bene, Giovanna. Ciao Beatrice, ciao Francesca, ciao Deborah. Un abbraccio a tutte. Dato che l'insonnia, no, ci sono cause varie che possono essere psicologiche, così, ma comunque anche il disordine, per come noi lo trattiamo, sono cattive abitudini, qui non parliamo di casi psicologici, perché a quel punto il problema è un altro, ed è psicologico. Noi parliamo di abitudini, cattive abitudini, no? E visto che tra le cause c'è anche le cattive abitudini, no? Che influenzano l'insonnia, come può essere ad esempio uno stile di vita proprio frenetico, frenetico che quindi porta a stress, ansia. Quindi cosa succede? Che se tu per riposare e dormire, effettivamente, no? Pensateci anche voi, dovreste rilassarvi, ma rilassarvi non solo da un punto di vista fisico, ma anche mentale. Come puoi tu rilassarti da un punto di vista mentale se tu c'hai il cervello che ha i pensieri, no, frenetici, continui ancora a pensare, sei presa, cioè continui a pensare, sei preoccupata, continui a pensare, però il punto è quando sei in stress e ansia sei anche contratta, quindi il tuo corpo non si rilassa, quindi la tua mente continua a pensare, quindi tu non ti riposerai mai, ti addormenterai a un certo punto, ma purtroppo non è un sonno ristoratore, cioè che ti fa a svegliare, che ti fa svegliare fresca e rigenerata, anzi, ti senti spossata, ti senti cioè come confusa, cioè non stai bene, cioè sembra quasi che stavi meglio prima di dormire. Fatto sta che un ambiente che non concilia il sonno, quindi vuol dire che, immaginate, no? Adesso non so quanti di voi ad oggi, vabbè, ci sono varie leonesse nel percorso, però sarebbe anche curioso anche che le leonesse dicano qualcosa se adesso la loro stanza dove dormono è già riordinata oppure devono ancora finire. E non so a che punto siate adesso tra voi in ascolto, e chi invece non è nel percorso ma è disordinata, ad esempio, sarebbe curioso sapere se effettivamente un ambiente, l'ambiente no, disordinato, sentite che un po', cioè vi condiziona negativamente, cioè il fatto, perché io immagino, no, come vi dicevo, che ad esempio vi dicevo, immaginate no, che voi volete fare yoga in cameretta. Ok, voi chiudete gli occhi, vi concentrate o meditazione, quello che cavolo fate. Ma il bello è che voi vi rilassate mentalmente e fisicamente perché avete gli occhi chiusi. Ma nel momento in cui li aprite e vedete tutto il casino, riaffiorano i pensieri, vi viene l'ansia e lo stress che dovete fare mille cose, vi ricontraete nuovamente, quindi non serve un cavolo. Ecco perché vi dico, andare fuori casa e cercare di far Pilates per migliorare, per essere più il corpo più allungato, più stretching, più cose varie. Yoga per la meditazione, poi andate a fare quello e quell'altro, poi torni a casa, vedi il casino che c'è, contrazione. Cioè ti ricontrai tutta, i pensieri ritornano, ovviamente perché un ambiente caotico trasmette, cioè un'emozione, un po' di preoccupazione, di ansia, quindi ti fa pensare ai problemi. Ti fa pensare ai problemi perché comunque, come vi ho detto, no? Proprio gli esperti dicono che un ambiente disordinato va ad influenzare una mentalità più negativa. Una mentalità più negativa vuol dire una persona che pensa più ai problemi, quindi più ansiosa, più stressata, più preoccupata, quindi mentalmente non ti rilasserai mai. Un ambiente ordinato aiuta perché innanzitutto, essendo ordinato, hai a vista quello che tu scegli di avere a vista, il resto può essere benissimo in armadi e non a vista, ma il punto è che già attorno a te hai cose che ti piacciono e ti fanno star bene. Un ambiente ordinato serve a questo, a creare proprio attorno a te un ambiente che ti faccia star bene, sempre. È per questo che è rigenerante, potenziante, un ambiente che ti fa star bene, eh? Perché altrimenti sarebbe
cioè non avrebbe senso. Nel momento in cui tu hai un ambiente dove tu stai bene, ti senti a tuo agio, è rigenerante, quando sei in casa tua, non sei preoccupata, l'ansia comunque passa in secondo luogo. Perché? Perché riesci a, grazie agli ambienti in cui sei, a ricevere stimoli diversi, stimoli che ti rilassano, stimoli che ti fanno anche pensare ad altro, cose che ti fanno stare meglio sicuramente, essendo un ambiente proprio che tu hai creato sulla tua misura, rispecchiando proprio le tue esigenze e necessità. Nel momento in cui uno fa ordine, deve pensare anche ai propri bisogni. Quindi, se parliamo di insonnia, per esempio, deve essere proprio. Pensare che l'ambiente, la tua camera da letto deve essere anche predisposta proprio ad un sonno, no? Non solo a conciliarlo, ma deve essere anche un sonno ristoratore. Quindi devi star bene, devi dormire bene nella tua stanza. Ed effettivamente un ambiente che non ti aiuta, ad esempio una camera, ad esempio se tu hai un letto scomodo, oppure una casa, una camera, non so, rumorosa o troppo luminosa, oppure è il letto che è scomodo la posizione, cioè, oppure c'è anche i colori, se tu sei magari in una stanza piena di mobili neri, sta cosa non ti fa star bene. È importante capire che cosa, perché l'ambiente ovviamente ci influenza e come ci influenza negativamente ci può influenzare anche positivamente. Questo, diciamo, no, è l'aggancio che vi dico sempre. Nel momento in cui ho capito che noi siamo facilmente influenzabili, allora al posto di accettare di essere influenzati sempre negativamente, perché non utilizzare questa cosa che è nostra, cioè noi ci siamo facilmente influenzabili a nostro favore, perciò che. Però ci deve far star bene, quindi influenzarci positivamente ogni giorno. È importante quindi che se noi vogliamo rilassarci, dobbiamo proprio capire che un ambiente in cui viviamo deve essere un ambiente dove noi stiamo bene, dove noi ci rilassiamo, dove noi sentiamo che possiamo respirare in casa nostra, un ambiente dove effettivamente sentiamo che possiamo staccare la spina. È un po' questa è un po' la concezione, no? Dove entriamo nel nostro mondo, dove riusciamo a respirare un po' a pieni polmoni. L'idea è un po' cercare di. Ah, vedo un po' di commenti, adesso li leggo. È cercare di capire che se noi siamo in un ambiente dove c'è un casino pazzesco, cioè tu entri in casa tua e ti metti le mani nei capelli e hai fatto una giornata iperstressata. Scusa, ma quando torni a casa, ma secondo te, tu se guardi tutto il casino che c'è in casa, tu stai meglio? Cioè, io penso che. Se non, cioè, se non ti infervori ancora di più, perché dici, ma devo mettere a posto, oddio, chi c'ha voglia? Ma chi c'ha voglia? Ma poi, bello che dicono che una persona, ok, che soffre di insonnia, quindi comunque dorme male, cioè è una donna che è, sentite la lista, stanca, facilmente irritabile, deconcentrata, di cattivo umore, spossata, confusa, troppo emotiva, ansiosa o depressa. Ora tu dimmi. Questo è l'identikit di una persona che ha voglia di mettere in ordine la casa? Cioè, è una persona che ha voglia, ok, di stare dietro la casa, ma con che forze? Con cosa? Se è stressata, cioè, non ci capisce manco più niente, ma come può pensare, cioè, di avere anche una casa ordinata? Cioè, questo è l'identikit di una persona che non avrà mai ordine in casa propria, perché appunto ha delle cattive abitudini, cioè, le cattive abitudini. Sono alla base, una mentalità negativa, disordine, cioè disordine proprio, apri la porta, c'è il disordine che ti sta salutando e dice ciao, sono venuta a farti visita, insieme all'insonnia viene anche il disordine, perché sono cattive abitudini, perché quando sei spossata, sei stanca, quindi ti stai trascurando, non ti stai facendo del bene, ovviamente hai meno energia per te e dunque hai meno energia per la tua casa, per le tue cose, per te stessa, per il tuo benessere, se il tuo benessere è intaccato, il disordine è lì che sta arrivando con la valigia in casa tua. Quindi tu puoi essere ordinata quanto vuoi, ma l'ordine non è che viene per un periodo e poi svanisce. Semplicemente un ordine fatto bene è quando tu implementi le buone abitudini, il tuo stile di vita. Buone abitudini, questa è la base di tutto, sono le abitudini, bisogna cambiare le abitudini per cambiare la propria mentalità. E vedrai che il disordine riprende la valigia e se ne va fuori casa, perché dice qua non c'è trippa per gatti. E poi dice così, ma io qua non c'ho più niente da fare, perché se io entro tu mi cacci fuori. Perché talmente le buone abitudini che appena mi trovi che sono un po' fuori posto le cose me le rimetti a posto.
Quando usi una cosa, la rimetti al suo posto, non compri più del necessario o non compri più di quello che ci sta in casa tua, compri pure consapevolmente, ora dai valore al tuo tempo, ai tuoi soldi, di me non hai più bisogno, perché ora hai uno scopo, hai gli obiettivi, sai dove andare, insomma, non sono più, sono veramente una perdita di tempo, lo dice pure lui, quindi va a fare la visita all'altra persona. Quindi il disordine in effetti non può assolutamente aiutarci, ma poi nel momento in cui tu, proprio 2 2 più 2, ma questo tutti, cioè quando tu ad esempio vai in un hotel e trovi la stanza fatta, tutto ben ordinato, tutto bello, ti piace, ti fa star bene, no? La stanza così. Quando invece sei a casa, torni a casa tua dopo una situazione del genere di ordine, no? Di benessere, stai bene, tutte le cose, no? Al proprio posto, torni a casa e c'è il macello. E quindi vedi ancora di più la differenza. Comunque, quando noi siamo in un ambiente disordinato, cosa accade? Che ovviamente hai tanti stimoli portano tanti pensieri. Se tu sei stanca, quegli stimoli li percepisci lo stesso anche a livello inconscio, ma ti arrivano. Quindi questo ti stanca di più. Però il punto è che ti stanca, ma ti fa pensare di più ai problemi, perché comunque la mentalità negativa. Sviluppa una mentalità negativa perché pensa ai problemi, pensa a ciò che non va, vedi il casino, pensa a ciò che non va, ciò che non hai fatto, ciò che devi fare, questo ti crea ansia, nuovi pensieri, sovrappensieri, quindi energia, poca energia per te, e così è proprio come se sei dentro alla ruota del criceto, sei dentro alla ruota del criceto e continui, continui a pedalare. Pedali, 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 sembra che veramente non c'è un'uscita sta ruota. Quindi quando noi ci troviamo in una situazione in cui effettivamente non riusciamo a prendere sonno come vogliamo, siamo tese, non stiamo bene, l'idea è proprio questa, che se abbiamo un problema del genere, fare ordine aiuta in due modi. Il primo, perché già fare ordine in sé rilassa, cioè già l'atto pratico rilassa. Perché? Come dico sempre, essendo un atto manuale e pratico, ok, cosa succede? Che tu ti concentri sull'attività. Azzeri in quel momento il pensiero e ti stai concentrando su altro. Questo, ok, ti aiuta a non pensare ai problemi, alle preoccupazioni, allo stress, alle cose che non hai fatto, alle cose che devi fare, a quello che ha detto oggi il capo, a quello che ha detto l'amica, a quello che non farei mai, a quello che non capita, tutto il negativo. Ok? Nel momento in cui tu fai ordine, stai facendo una cosa, ti stai finalmente un po' isolando, comunque straniando, ok, dalla quotidianità, dalla routine, e riesci finalmente a pensare a qualcosa di nuovo. Quindi finalmente ti stai dedicando del tempo a te, ti stai volendo bene, ti stai prendendo cura di te. Questo porta a nuove emozioni. Sappiate che le persone. Ok, che ovviamente stanno bene, sono più positive, hanno anche successo nella vita, sono persone che diciamo che vivono, ok, nella media più emozioni positive che negative. Infatti, le emozioni positive sono, cioè, quelle che ti fanno star bene, ti fanno stare bene, migliorano l'umore, sono quelle che aiutano anche le persone, ad esempio quando stanno affrontando una malattia, hanno problemi di salute, quelle che hanno un umore migliore riescono ad affrontarle meglio. Ma poi il bello che, l'avevo letto adesso non mi ricordo dove, che le persone che stanno bene, cioè le persone che hanno le idee chiare, hanno degli obiettivi e quindi hanno delle abitudini sane, produttive, insomma sono all'opera, avendo una mentalità molto positiva e soprattutto cioè ben chiara, e quindi sanno il perché devono assolutamente stare bene, quindi sono molto positive, molto proattive, molto produttive, praticamente il loro corpo, cioè da solo, sa che non può ammalarsi, non pensa nemmeno. Quindi il fatto di dare per scontato che non si può ammalare e che si deve andare avanti a prescindere per qualcosa di bello, perché questo ti fa star bene, ti fa praticamente non ti ammali, cioè insomma, rispondi meglio a tutto quello che ti accade. E questa qua l'avevo letto, non mi ricordo dove, non mi ricordo assolutamente dove cavolo l'ho letto. Perché leggo talmente tante robe che adesso ho un vuoto, però praticamente proprio diceva questo, che effettivamente no, sotto forma di battuta dice, ma effettivamente una persona che sa che deve stare bene, quindi dice io devo stare bene, quindi no, un pensiero interno, un dialogo interno molto forte, importante, in più lavora e fa il massimo per stare bene, pensa a se stesso, si vuole bene, sa che se non sta bene non può raggiungere gli obiettivi, quindi una persona che già il dialogo interno ce l'ha ottimo e di conseguenza anche se magari ha la tosse un giorno reagisce in modo differente e quindi si cura da solo, cioè è una cosa, cioè, alla fine è vero che il nostro cervello
ha delle potenzialità incredibili e che se noi ci autocondizioniamo in un certo modo, riusciamo a superare tutto, riusciamo assolutamente a non vedere appunto il problema, ma a continuare nella nostra vita. E questa cosa è molto interessante perché se ci pensate, nel momento in cui non ci concentriamo sul problema, poi si ingigantiscono ancora di più i problemi e questo ci porta comunque a star male, perché se si crea stress, ansia nel nostro corpo, l'ormone dello stress va a palla, siamo più negative, di cattivo umore, irritabili, siamo troppo emotivi e queste cose qua. Capiamo che allora pensare ai problemi non fa bene, però continuiamo a pensarci. Ecco, il momento in cui io l'ho capito e ho capito che un ambiente ordinato non mi avrebbe mai portato a pensare ai problemi, ho semplicemente detto benissimo, mi condiziono positivamente, almeno scelgo in casa mia di star bene. Scelgo in casa mia di star bene. Io scelgo. Se uno non vuole scegliere, sono cavoli propri, ma io scelgo per me. Il titolo del percorso è Scelgo me. Quindi, nel momento in cui ho capito che alla fine tutto quello che non andava nella mia vita era semplicemente la conseguenza di scelte sbagliate precedentemente prese, fa fatte, precedentemente fatte, ho capito che era l'ora di fare scelte nuove e differenti. Quindi, nel momento in cui anche io ero molto ansiosa e stressata, perché? Perché non avevo un'idea di futuro. Non ero felice in quel momento della mia vita pieno. Avevo tante preoccupazioni e pensieri. Tutto questo era dovuto al fatto che mi mancavano questi aspetti. Inoltre, ovviamente, avevo uno stile di vita terribile e quindi ancora di più vai ad intaccare tutto il tuo sistema, sia mentale che fisico. Quindi, nel momento in cui ho capito che le abitudini alla base, ho capito che c'era da cambiarle. Cosa però bisogna capire? Che per cambiare stile di vita in modo duraturo, in modo efficace, in profondità, andando alla radice, bisogna avere degli strumenti. Uno strumento efficace è fare ordine. Fare ordine è uno strumento che ti aiuta sul periodo in cui è necessario per cambiare le abitudini, che è minimo 27 giorni, ok? Se per cambiare un'abitudine ci vuole 27 giorni, l'idea è capire che dobbiamo avere uno strumento pratico che noi continuiamo a ripetere, a replicare nella nostra vita affinché una volta passati questo mese, questi 27 giorni, è nostro, è una nostra abitudine. Ma noi non andiamo, cioè l'ordine è semplicemente la conseguenza di nuove abitudini che abbiamo implementato nel nostro stile di vita, un nuovo modo di pensare, ok? Quindi vuol dire che quando tu termini il percorso di riordino, fare ordine è il mezzo per avere abitudini produttive, un modo di pensare nuovo, una mentalità produttiva ed efficace per raggiungere i tuoi obiettivi, per finalmente dormire meglio, benissimo, dormire meglio, ma avere idee più chiare sul tuo futuro, sapere chi sei, avere più fiducia in te, essere più determinata, decisiva, non spendere, sapere dove spendere i tuoi soldi, in cosa investirli. Insomma, una volta che tu sei capace di fare scelte vantaggiose per te in poco tempo, ti rendi conto che tu sei padrona della tua vita, di tutto quello che ovviamente è in tuo potere. Ma ricordati sempre che in tutto c'è 50 e 50, cioè nel momento in cui anche tu subisci qualcosa, puoi scegliere se subirla o meno. Quindi non è vero che noi ci sono dei momenti in cui non possiamo scegliere. Noi possiamo scegliere sempre di come vivere tutto quello che ci accade. In effetti anche voi magari dite, oh, ma tu stai sempre serena, c'è la vita della Barbie, no? Che tu la metti nella casetta e sei sempre contenta. In realtà no, anche io c'ho le mie giornate, assolutamente. Capitano tante cose, ovviamente ognuno c'ha la sua vita. Ma sono io che scelgo come essere, scelgo io come affrontarlo e sinceramente niente si può affrontare in modo negativo con un umore sbagliato, di cattivo umore, con le emozioni sbagliate, perché con le emozioni sbagliate fai scelte sbagliate. Invece con scelte più, quando sei ad esempio l'ansia, vi ho detto no, è un'emozione che io ci ho convissuto per tantissimo tempo, nel momento in cui ho capito che mi faceva stare sempre malissimo, ho capito che quando arrivava io mi fermavo perché poi la riconoscevo, quando c'erano quei momenti mi fermavo un minuto, perché basta un minuto, ritrovi la lucidità e inizi a capire cosa fare. E molto spesso quello che faccio è sempre aspettare, aspettare quel minuto, perché un minuto sembra infinito un minuto, ma anche 30 secondi, ma in 30 secondi ritrovi la lucidità. In un minuto capisci che quello che avresti fatto un minuto prima era una grandissima cagata. E quindi inizia a conoscerti. Bisogna semplicemente capire quali sono i nostri punti deboli, no? Come vi ho detto nella diretta, quello lì,
della guerriera, andatela a vedere se l'avete vista, comunque vi invito a guardare le vecchie dirette. Quella della guerriera è capire quali sono i nostri punti deboli, ma metterli, diciamo, davanti, mettiamo i nostri punti di forza una volta che li abbiamo conosciuti, proprio facendo ordine te ne rendi conto e ti riscopri, e poi più invece internamente, interiormente vicino al cuore, lasci invece quelle più fragili, le tue fragilità su cui lavorare. E quindi io in questi 4 anni ho fatto questo tipo di lavoro. Questo è stato il mio lavoro, continuo ovviamente ogni giorno, cioè non è che un giorno non coltivo niente, io ogni giorno coltivo tutto quello che per me è importante. Se voglio arrivare a un obiettivo che può essere da obiettivi lavorativi, può essere obiettivi personali, relazionali, obiettivi di salute, obiettivi, non lo so, crescita personale, crescita interiore, scegliete voi il settore. Ma in qualsiasi cosa ogni giorno dobbiamo coltivarlo, ogni giorno un po' bisogna coltivarlo, perché altrimenti non potrai mai raggiungere quell'obiettivo, è impossibile, soprattutto nei tempi in cui tu speri, non lo raggiungerai mai, mai, è impossibile. Perché non esistono i colpi di fortuna, non esistono le persone che hanno ottenuto qualcosa perché qualcuno gli ha regalata. Semplicemente, anche se non te lo dicono, ci hanno lavorato tutti i giorni per un sacco di anni, tutto qua. È come pensare che uno un giorno diventa campione di Serie A. Non esiste che tu un giorno vieni pescato e diventi campione di Serie A. È che per 7 anni, 10 anni della tua vita, 18 anni, hai lavorato ogni giorno e ti hanno visto così tante persone che a un certo punto è arrivato quello che ha detto: tu vieni con me nella prima squadra in Serie A. Bene, ma ci ha lavorato per anni, anni. Non un giorno si è messo in un campetto, ha fatto un gol e ha detto vieni in Serie A. Cioè, per far capire che uno pensa, no, che la gente ci abbia le botte di fortuna o come voi le definite, semplicemente sono persone che hanno lavorato sodo e se lo sono guadagnato. Poi c'è quello che non verrà mai visto da nessuno, ma sono cavoli suoi, insomma, nel senso. Vuol dire che non voleva essere visto da nessuno, perché sennò vedi come andava nel campetto giusto. Quindi è tutta una questione che siamo noi che scegliamo e determiniamo il nostro futuro. E tutto parte da come innanzitutto noi pensiamo e da quello che pensiamo di noi. Se noi abbiamo un dialogo interno sbagliato o comunque non produttivo, non potremo mai, saremo sempre insoddisfatti, non raggiungeremo mai quegli obiettivi che tanto desideriamo e saremo sempre, sempre nel brodo, in quel brodo, insomma. Quindi l'obiettivo è cercare di capire che un ambiente potenziante, rigenerante, un ambiente ordinato su misura per noi è quello che ci fa. Mamma mia, c'è un tempo, forse sta facendo il temporale qua. È quello che ci aiuta a rilassarci. Anche perché se per dormire, prendere sonno, è necessario il rilassamento mentale e fisico, cioè raga, ma scusatemi, in un ambiente che straripa di roba, che c'è il pavimento che non sa nemmeno dove sono le cose, non, cioè tutto un casino, ma tu, ovvio, vabbè, chiudi gli occhi subito perché aprirli, cioè no, se li apri non ti addormenti più, infatti, e qui c'è l'insonnia, ma nel momento in cui tu ti addormenti, cioè chiudi gli occhi forzatamente, un po' dura, però sarebbe bello che l'ambiente attorno a noi ci conciliasse proprio il sonno, no? Quindi tu ti guardi, cioè c'è qualcosa, magari la guardi, qualcosa lì, la guardi, ti concentri, a un certo punto ti riposi. Ad esempio io, il modo in cui mi addormento è che ho un orologio in camera che ha l'orario digitale. Io praticamente lo guardo, lo guardo, lo guardo e succede che tu ti concentri, i pensieri svaniscono, ok? Concentro, guardo, guardo, a un certo punto mi addormento. Pure ci sono le persone che ad esempio guardano i video su YouTube o ascoltano altre persone per addormentarsi, questo aiuta. Perché? Perché tu concentri l'attenzione su altro, sulle parole di una persona, sul viso di una persona, non pensi. Questo serve perché così tu non pensi, quindi diminuisci le preoccupazioni, i pensieri, diminuisci lo stress, finalmente ti rilassi, il corpo si rilassa. È come quando tu vai a fare yoga, Pilates, ti dico chiudi gli occhi, ok? Chiudi gli occhi, inizia a concentrarti sul respiro. Non sono cose stupide, cioè non sono cose campate per aria, scusatemi, ma se tu ti dici concentrati sul respiro è perché non devi smettere di pensare. Devi smettere di pensare, soprattutto alle cagate, ai problemi inutili, perché già il fatto che tu pensi che è un problema già non lo risolverai mai. Quindi già è un pensiero sbagliato. Quindi nel momento in cui tu ti devi concentrare,
E quindi questa è la mia soluzione, oppure magari guardo qualche video su YouTube, magari questo, scelgo sempre qualcuno che parla in modo molto, no, che ti fa proprio conciliare il sonno, quindi dovete trovare un po' come da scuola, abbiamo quegli insegnanti che ti facevano abbioccare proprio, cioè quelli bisogna trovare, ok? Oppure, esempio, scrivere prima di addormentarti, se riesci, però scrivere cose possibilmente positive. Perché? Perché se scrivi cose, riscrivi i problemi che hai qua, praticamente tu stai andando ancora di più a potenziare e puoi fare sogni terribili, incubi. Incubi. Quindi come tu ti addormenti, poi ovviamente sei condizionata nel sonno. Quindi è tutta una questione un po' così. Poi anche il fatto che mi ricordo quando facevo attività fisica, quando giocavo a pallavolo, agonismo, finivo gli allenamenti alle 10, 10 e mezza la sera, poi il giorno dopo andavo anche a scuola io, eh. E poi in genere dopo che finivo gli allenamenti dovevo anche studiare, ovviamente, e facevo sempre tardi. Però io non riuscivo subito ad andare a letto dopo che avevo fatto sport perché avevo ancora l'adrenalina a palla. Poi ovviamente c'era il ca ca poi calava di botto e quindi poi andavo a dormire secca, secca. Quindi l'attività fisica, se fatta in un certo modo, aiuta. Io sono una di quelle che sono una persona iperattiva io. Ad esempio, io adesso cioè, ho una voglia di correre per 8.000 km, anche se poi a un certo punto le gambe moriranno, inizierò a gattonare, probabilmente poi mi verranno, probabilmente avrò tutto rovinate le mani, inizierò non si sa come a strisciare, ma comunque cioè, sento proprio cioè, l'esigenza di sfogare un po' di energia. Io penso che nella nuova casa, io mi immagino proprio il, come si chiama quel coso là? Il sacco? Il sacco proprio per sfogarsi, oppure mi compro un tapis roulant o qualcosa, però sento un'esigenza pazzesca e ovviamente questo incide nel mio sonno in questo periodo, cioè, ma penso che tutti, ad esempio, in questo periodo qua che abbiamo avuto questo cambio di abitudini estremo, abbiamo avuto problemi di insonnia, cioè non riuscivamo a prendere sonno perché non eravamo stanchi, perché non avevamo fatto molto ed eravamo sempre molto, e magari poi per chi poi è preoccupato, che ha avuto problemi sul lavoro, salute, qualsiasi ambito sia stato, sicuramente ha dormito uno schifo in questo periodo. E il punto è che poi se dormi male ha tutte le ripercussioni che ho detto prima, quindi sei stanca, sei irritabile, ti deconcentri facilmente, sei di cattivo umore, sei spossata, confusa, sei troppo emotiva. Poi sei ansiosa o depressa. Qui nel momento in cui uno sta così, immaginate, quindi il sonno è fondamentale, come l'alimentazione è fondamentale, come un ambiente in cui stai bene è fondamentale e l'ambiente in cui vivi ti condiziona a mangiare bene o a mangiare male, a dormire bene o a dormire male, tutto ti condiziona la vita. Il tempo che ne passiamo in casa nostra è tempo che fa parte della nostra vita. Il tempo non lo compri neanche se sei l'uomo più ricco del mondo. Il tempo, una volta che è passato e ha un valore immenso. Ecco perché io spendo la maggior parte del mio tempo a fare ovviamente ciò che mi fa star bene, a pensare a ciò che mi fa star bene, a stare con persone che mi fanno stare bene. Nel momento in cui sono a contatto con persone che mi stanno intossicando la giornata, ok? Perché si chiamano persone che sono veramente nate proprio per intossicarti. Nel momento in cui sono queste persone, io le riconosco subito. E non ci sono neanche a contatto più, ma per il mio bene, e così dovreste fare anche tutti voi. Poi gestire le emozioni è molto importante, non è semplice, ma chi sta facendo ordine sta imparando a capire quali cose hanno la priorità rispetto ad altre. Come riuscire a discernere le varie tipologie di scelte e capire che ci sono scelte e compiti e attività che sono più importanti o urgenti di altre. Dovete capire che l'urgenza non deve mai prendere il sopravvento sull'importanza. Cioè l'importanza è qualcosa già che è soggettivo, cioè che dipende da noi. C'è un tempo fuori. Cioè l'importanza la valutiamo noi. Per esempio, per me è importante fare ordine, per il vicino qua dietro non è importante fare ordine, quindi soggettivo, ok? Però se li facessi fare ordine soltanto per 3 ore,
Vedi che poi fa ordini subito. Ovviamente non ho questa possibilità con tutti voi di farvi testare l'esperienza di un riordino, ma voi tutti avete provato a fare ordini una volta nella vostra vita e quando riordinavate stavate meglio. Il punto è che non vi piaceva il fatto che cosa doverlo ripetere all'infinito per un'intera vita. Ed è lì che infatti c'è la chiave. Il percorso scelgo me è questo, è fare ordini una volta per tutte e per non ripeterlo più tutti i giorni, ma anzi renderlo una cosa anche piacevole da fare. Vabbè, sentite la pioggia voi, non lo so, qualcosa che tuono, infatti avete sentito il botto, è qualcosa che diventa un piacere, diciamo, un momento per dedicarti del tempo, ma calcolate che è 30 minuti a settimana, ma poi non te ne accorgi neanche, perché è talmente poco il tempo che dedichi al riordino a quel punto, che non... è bloccato? No, va. Sembra che vada. Temporalone. Se lo se sentite tantissimo, ma secondo me è passeggero, adesso passa. E quindi niente, nel frattempo io vi piazzo qua in descrizione, qua nei commenti perché ho dimenticato di metterlo in diretta. Sì, ciao, in descrizione il link al percorso. Comunque vi ricordo che su Instagram avete la possibilità di vedere il percorso Scelgo Me con diciamo, tutte le storie, con le storie delle varie leonesse, quello che ogni tanto no, faccio qualche screenshot un po' per farvi vedere che cos'è. Avete la possibilità di andarla a vedere su Alber Riordino, ok? Su Instagram. Ok, benissimo, grazie ragazze che mi confermate. Va bene, assolutamente. Lì trovate le storie. Poi, se le dirette qua saltano, ho scelto che, visto che tanto poi su Facebook non riesco più a rientrare, mal che vada, si passa su Instagram. Ho paura che mi sta piovendo in casa, scusate. Sembra di no. Vabbè, massimo da chiudere. Poi attivate le notifiche per le dirette, perché come vedete non riesco a connettermi mai precisa precisa, cioè quando lo faccio comunque poi salta la diretta. Ma attivatele così se salta la diretta la rifaccio qua su Facebook e vi arriva la notifica. Inoltre su Instagram trovate le altre storie di Scelgo Me. E niente, seguite appunto un po' i vari canali che ho. Su YouTube devo ancora caricarle tutte le dirette, sto pian piano scaricando tutte per caricarle tutte ordinate su YouTube, così avete tutti i vari concetti, potete andare a vedere per bene. Però ad oggi vi consiglio di condividere quelle che per voi sono importanti man mano che le guardate sul vostro profilo, così che quando poi la ricercate, ce l'avete sul vostro profilo e la trovate subito rispetto qua sulla pagina che continua ad aumentare. Ok, nel frattempo leggo qualche commento, non so se avete qualche domanda anche sul percorso. Io ve l'ho inserita adesso nei commenti, il percorso Scelgo Me perché non l'ho messo in descrizione. Comunque è quello in offerta che c'è adesso, all'offerta che poi adesso in realtà devo cambiare perché abbiamo raggiunto la prima generazione di Lunes, è stata completata. Ok? Io la chiamo prima generazione di Lunesse e quindi appunto le 100 donne le abbiamo raggiunte. Ciao, ciao, ciao! Allora, disordini, insonnia, che brutte abitudini. Ho imparato a dormire almeno 6 ore a notte, ma prima di dormire bevo latte caldo e piume, le smetto mezz'ora prima il telefono e la TV e leggo un buon libro. Brava. L'idea, appunto, è quella di, se vogliamo implementare un po' di buone abitudini, cercare di capire che se un ambiente disordinato, gli esperti lo dicono, i psicologi, avevo letto questo psicologo americano, diceva proprio che non ci aiuta. Un ambiente disordinato va ad aumentare i problemi legati all'insonnia. Io mi dichiaro caotica, ma ci sto bene perché mi piace. Sì, beh, ma diciamo che ognuno è, diciamo, libero un po' di vivere come vuole. L'idea è se uno degli obiettivi dove l'essere caotici, l'essere disordinati ovviamente ti obbliga a rallentare, ti obbliga diciamo, a rallentare, ma più che altro non ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi perché perdi tempo, perché sei inconcludente, perché procrastini, perché non riesci a sfruttare al massimo il tempo che hai nella giornata, perché ovviamente mentre cerchi le cose, mentre le trovi e così via, perdi un sacco di tempo. Quindi l'idea è, diciamo che il percorso Scelgo Me appunto
Non è per tutte, fare ordine diventa una priorità per chi ha degli obiettivi davanti a sé e vede che il disordine ti sta sabotando. Per me era un autosabotaggio incredibile e non ero disposta, ok, a perdere tempo e più che altro a procurarmi da sola del male, tutto qua. Cioè, io l'autolesionismo fino a un certo punto, eh. Finché devo mettermi in forma va bene, cioè devo avere l'acido lattico, devo soffrire, va bene, Per avere un fisico tonico, ok, quello lì per me è sempre stata una cosa del tutto normale. Ma autolesionismo per rovinarmi la vita, anche no. Cioè, finché a fin di bene, no, cioè, ok, cioè, devo mettermi in forma, devo fare i piegamenti, devo fare come si chiama, il suicidio, là, che te la corri tutto il tempo per fa... Va bene, cioè uno li fa gli esercizi, si fa i plank, si fa gli addominali, va bene tutto, se ho dei benefici. Se però mi devo semplicemente rovinare la vita e essere depressa e sconclusionata, stressata, dormire male, cioè, non poi il disordine intacca la felicità, ti rende proprio... lavora una mentalità dentro di te che è negativa. Cioè, vuol dire che... E il disordine a lungo andare porta a che cosa? Non ci siete ancora arrivati? Porta anche alla depressione. Infatti un ambiente iperdisordinato non è mai lo specchio di una persona che sta molto bene ed è felice. Cioè ha comunque un dissidio interiore molto forte. Elisabetta, ce la faccio? Oh mio Dio, aspettate. Elisabetta conferma, io dormo in una stanza incasinata e mi sento esaurita, è vero. Cioè, Elisabetta, fare ordine, tu hai idea della pace che tu ritrovi in casa tua e quindi ovviamente anche nel tuo sonno. Dunque, percorso scelgo me alla tua portata. Poi percorso scelgo me, non pensate mai che sia una roba ipertecnologica, eh. Io donne del percorso non ho mai, mai fatto nessun percorso online. E ce la stanno facendo. Perché non è per donne tecnologiche. Però sì, i sogni dipende da te. Se non dormo profondo, mi accorgo se mi metto vicino di te e mi dice: ma tu hai dei problemi? Sì, ho dei grossi problemi. Mi alzo, ma dai un po' tu, non riparto subito. Infatti io stanotte dopo essermi svegliata ho iniziato a pensare a tutte le cose da fare. Non riuscivo. Ecco, vedi? L'idea, esempio, Deborah, nel tuo obiettivi del percorso scelgo me, è creare un ambiente, quindi dove tu appunto devi dormire, che ti aiuti a rilassarti e quindi a conciliare il sonno. Deve essere così, è perché pensateci, l'ambiente dove c'è il letto è fatto perché tu debba riposare, non per essere più agitata. I problemi lasciamoli fuori dalla stanza. Se proprio siete disordinate, lasciateli fuori dalla stanza, ma in cameretta ci deve essere ordine. Ordine, un altro botto. Ordine e perché ti devi rilassare. Quindi una casa ordinata è una casa in cui tu ti rilassi, dove ovviamente ti viene e se sei rilassata hai anche più voglia di fare perché hai pensieri più produttivi, migliori, positivi e se hai una passione, così sei anche più creativa. Pensate che l'immaginazione e la creatività aiutano tantissimo alla salute mentale. Lorena, io proprio oggi mi sentivo confusa, mal di testa, mi alzo sempre stanca. Se questo penso dipende anche dallo stress che sto vivendo. Stress, ok? L'hai già detto, perfetto. Cambio alimentazione, però la camera non è ancora ordinata, sono ancora in fase di riordino. Oggi ho fatto un altro po' di lavoro, ho visto il tuo percorso, Lorena. Brava, anche Lorena esce il gomè. Spero di terminare la prossima settimana con la categoria dei vestiti. Mi sono accorta che da quando dal letto ho tolto tutte le robe che ci sono sopra, perché anche se mi vergogno a dirlo, dormivo con il letto che è parecchia roba sopra il letto, dormo meglio. Bene. Tutto piano piano. Mi ricordo adesso la leonessa che ha già terminato il percorso, che ha ricevuto l'attestato ufficiale. Anche lei, nel primo video che mi ha inviato, assolutamente aveva tutto il letto pieno di libri, sempre mai fatto, mai fatto. Quindi era molto, insomma, una vita frenetica, così non aveva mai tempo, non dedicava tempo a questo. Da quando ho fatto ordine, la sua stanza è proprio un ambiente completamente diverso, dove solo a guardarlo ti viene voglia di assolutamente metterti nel letto e riposare. Quindi quando voi fate ordine dovete dare assolutamente questa importanza all'ambiente in cui dovete dormire. Dunque, ciao Katia, ho visto ora. Elisabetta, il problema non è mai lo spazio.
Non è mai lo spazio, sappilo. Cioè, io proprio questa è una cosa che lo dico subito. È una delle regole della disciplina. È una delle regole della disciplina, la cosa dello spazio. Scusate, ok? Lo dico perché molte pensate così, ma in realtà non è quello il problema. Sto ancora eliminando la carta. Mamma mia, Maura. Maura, Maura. Ok. Grande Patrizia, è verissimo, le cose si costruiscono giorno dopo giorno con determinazione. Io faccio le parole crociate, che tuono, bla bla bla. Ok. Esatto, è vero, assolutamente, perché pensate, rispondo a Luigina che ha commentato, immaginate quando mangiate come dei buoi e vi si blocca qui il brioche, e poi c'è il brioschi, no? C'è pubblicità di quella che c'ha il cinghialotto che gli è rimasto sullo stomaco, no? Che c'è il cinghialotto che dorme, lui dorme, c'ha il cinghialotto sullo stomaco, che è lì così. In realtà è semplicemente che ha mangiato come un bovino e giustamente cosa vuoi dormire se la digestione è in pieno svolgimento, cioè il tuo corpo sta lavorando in quel momento, quindi direi che la colpa è tua, come tutte, nostra responsabilità, tutto. Anche le insonnie pulite, quelle che ci piacciono è un buon libro, concilia il sonno. E già, tutto ciò che ci dà gioia è la base, quindi una casa ordinata è più facile da pulire, ti invoglia di più a prenderti cura di te, delle tue cose, del tuo lenzuola, da pulirla più volte, perché tanto ci metti molto meno e poi perché è molto più facile farlo. Quindi tutte le donne che amano pulire, scelgo me, assolutamente. Cioè io che ad esempio non ho mai amato le pulizie, non ho mai amato fare sta roba, lo faccio molto volentieri ma perché mi rilassa, cioè mi rilassa tantissimo. Ma infatti fare ordine rilassa, cioè non so il perché la gente è stressata quando fa ordine. Se vivete così è perché lo vivete male, come un dovere, come ve lo dico là fuori. Il fatto che non funziona, cioè se tu fai ordini in modo stressante, ansioso, lo vivi male, non porta a nessun risultato positivo. Quali abitudini cambi se tu continui a essere stressata, ansiosa, negativa? Quali abitudini stai cambiando? Nessuna. Ecco perché c'è il mio percorso Scelgo Me, ma anche perché rappresenta qualcosa che comunque nel panorama oggi italiano assolutamente non c'è. Non c'è, quindi questo è da dire. Forse non lo sapete, ma è così. Quindi è una novità, è una grande opportunità. La prima generazione di lionesse ha già fatto accesso. Oggi abbiamo iniziato la seconda. Oggi abbiamo iniziato la seconda generazione delle lionesse. Allora, Sirenis. Ok, ad esempio, Sirenis appunto parla del fatto di separare la stanza penso, dal lavoro e lo studio. Esatto, sono d'accordo. Sono d'accordo su tutto quello che hai scritto, secondo me è la base. Anche io assolutamente di separare sempre lavoro, perché il lavoro rimanda a pensieri, rimanda a doveri, rimanda a cose da fare, rimanda a pensieri del domani, preoccupazioni, qualsiasi cosa. Non va bene. Non va bene, anche se sono inconsci, non va bene per niente, dobbiamo rilassarci. Ciao Alba. Da quando ho iniziato il percorso Scelgo Me, non perdo più il mio tempo. Sto riordinando, riordinando, riordinando. Più lo faccio, più lo voglio fare. Questo è normale, è vero? Quando uno inizia, poi continua. La sera prima di addormentarmi, progetto gli spazi a riordinare l'indomani. Non smetterò mai di ringraziarti. Grazie Silvana, sono contenta. Sono proprio contenta. E ovviamente c'è da dire che la scelta l'hai fatta tu, quindi complimenti a te per la scelta che hai fatto di dire scelgo me e di accedere al percorso. Brava, cioè tutto merito tuo. Io lo dico a tutte quelle che sono nel percorso che voi vi siete messi al primo posto, avete capito che era ora di cambiare, che dovevate farlo voi. E Scelgo Me è lo strumento più efficace per farlo, ovviamente per chi vede nell'ambiente in cui vive un ostacolo. Altrimenti non ci pensa neanche. Tutte voi avete come valore importante la casa e l'ambiente in cui vivere in casa, starci bene. Ok, quindi il percorso Scelgo Me ve l'ho messo ve l'ho messo tra i commenti. Sì, dovrebbe esserci. Comunque, se lo cercate e non lo trovate, me lo fate sapere che al mal che vada lo trovate nelle vecchie live, lo trovate anche su Instagram, quindi sempre su Alber Riordino.
Poi, se avete delle domande su Messenger, potete scrivermi. Mi fai sorridere. Il disordine che se ne vada con la sua valigia e tu non sai la barbecue. La gara. Mi piaceva svegliare i panni dopo il bucato. Sto facendo challenge tra i libri. Non vedo di lasciare andare pezzi passato. Come mai? Vuol dire che senti la necessità di alleggerirti. Senti la necessità di alleggerirti. Questa è principalmente la cosa. E soprattutto di fare chiarezza nel tuo passato, quindi vedere il tuo passato in maniera differente. Comunque sì, desiderio di alleggerirsi principalmente è quello di lasciare andare poi le emozioni legate a quegli oggetti e a quelle cose. Sicuramente parliamo di un passato che non ti appartiene più, perché quello che tu lasci andare sono cose che non ti appartengono più ad oggi e stai meglio senza. Ho fatto la challenge portando scatoloni pieni della soffitta dal garage, eppure ho più spazi vuoti rispetto a prima. Devo ancora fare molto, ma sono davvero felice di questo percorso. Sono contenta, Cristina, quindi vedete che testimonianza proprio che lo spazio, cioè, non conta. Tutto poi prende nuova forma. Come dico sempre, se una challenge è fatta bene, come appunto io insegno, soltanto se tu tieni solamente tutto ciò che per te è importante, quindi cioè di avere spazio nel tuo cuore per poterle accogliere tutte, e di conseguenza la tua casa le accoglierà perché c'è un posto in casa tua per ogni cosa, così come c'è un posto per ogni cosa nel tuo cuore. Cioè, l'idea è quella. Ok, funziona. Ho avuto un timore che non funzionasse, quindi va bene. Ok, quindi avete il percorso, ce l'avete qui nei commenti. Poi, se avete domande sia sul percorso sia sull'ordine, sulla vostra situazione, se siete un caso, pensate di essere un caso eccezionale, impossibile da recuperare, avete delle domande, fatemele pure qui nei commenti che vi rispondo in diretta, che dite, no? Ditemi dove trovate una persona che è qui in diretta tutti i giorni, a cui potete fare domande su qualcosa e avere risposta. Nessuno. Lo dico già io. Nessuno. E sì, infatti, magicamente gli spazi si trovano. Quindi, in Italia non c'è nessuno che parla di questa tematica come me, che è una pagina in cui trovate migliaia, no, trovate centinaia di dirette. Dove trattiamo questa tematica da tutti i vari punti di vista e che è soprattutto così presente che comunque c'è una community, abbiamo una community, quindi un gruppo di donne che stanno facendo ordine e quindi stanno finalmente a piccoli passi dando forma e creando un ambiente sano, sereno e felice in cui vivere. Io le chiamo leonesse, sono leonesse, sono tutte leonesse fantastiche. Per me leonesse perché sono donne coraggiose, donne che hanno fatto il primo passo e come anche nella natura, diciamo che la leonessa è quella che va a caccia e quindi per me sono leonesse che sono uscite dalla loro comfort zone per andarsi a prendere quello che è loro. E quindi sì, hanno preso in mano la loro vita, fanno scelte, già acquistare il percorso Scelgo Me. È la prima scelta importante che determina un percorso che dovrà andare su quella direzione. Quindi scelgo me oggi, scelgo me domani, scelgo me ogni giorno, pensando che qualsiasi cosa mi accade, qualsiasi cosa io faccia, devo sempre io poter scegliere come viverla, come stare. Come dico sempre, quando vivete qualcosa che non va, voi potete ancora scegliere come viverla, quindi se in modo negativo. E quindi sprofondare in un buco senza fondo, in un pozzo senza fondo, oppure invece prenderla in modo più propositivo, magari anche di sfida, per mettervi alla prova. Sono la prima che anche comunque da quando sono in diretta, comunque mi confronto con voi, sono la prima che, ma penso che chi mi segue da un po' di mesi ha visto che comunque sono cambiata nel tempo. Sono cambiata nel tempo perché comunque quando tu ti metti alla prova e ti confronti con tante persone, cresci inevitabilmente, quindi la bellissima esperienza di condividere, la condivisione che oggi è sparita nel mondo, per me è un valore importante ed è assolutamente espresso con il gruppo, nel percorso Scelgo Me, c'è cioè il gruppo.
dove sì, cioè c'è la condivisione, c'è il supporto, c'è presenza, c'è più contatto umano in un gruppo Facebook del genere che nella vita di tutti i giorni. Cioè le donne stesse dicono quello che avviene qui, quello che noi ci diciamo, come noi ci confrontiamo, come noi viviamo tra noi qui, fuori è un sogno lontano. Non è un sogno lontano, si può se ovviamente si trovano persone che hanno ovviamente punti in comune, se no, ciao. Comunque c'è una grande condivisione, un supporto e ogni donna che accede vede questo aspetto, quindi è un punto di forza, è un punto di forza, non è un semplice corso che tu te lo prendi, te lo fai online, non è assolutamente così, c'è supporto, c'è condivisione, c'è uno strumento anche, c'è il fascicolo, è tutto ben pianificato, è un percorso completo e come lo dico io, perché vabbè l'ho fatto io. Ma lo dico con tutte le leonesse, ma lo dico anche i risultati e il fatto che continuiamo a crescere. Quindi vuol dire che è una soluzione che assolutamente è quella che tante di voi cercano, hanno cercato sempre fino ad oggi, che non trovavano. Al posto di avere la consulente che viene a casa vostra e per pagare solo una sessione con la consulente è uguale al prezzo in offerta che c'è nel percorso. Solo che il mio corso è un percorso completo, invece fuori è una consulenza di 4-5 ore, non lo so. Non so i prezzi delle altre. La mia non te la paghi neanche con una sessione, non paghi neanche, non paghi forse 2 ore con quel prezzo. Quindi, ma neanche. Quindi, perché? Perché c'è cioè il percorso completo così puoi farlo da sola, poi su casi estremi dove ci sono necessità di tempo, quindi abbiamo tempi stretti, bisogna lavorare in fretta, ovviamente chiedi l'aiuto della professionista che viene a casa tua in tempo zero, si fa tutto. Ma ovviamente è un prezzo maggiore per quanto mi riguarda. Un ambiente asettico, iperordinato, che stimoli può dare quello che hai appena detto? Cioè, asettico, iperordinato, mi sembra un po' esagerato, che dici? Quindi non c'è equilibrio. Un ambiente che non ha equilibrio, un ambiente che non ha equilibrio, tu non stai bene in un ambiente che non ha equilibrio, non sei in equilibrio, perché l'ambiente in cui vivi è lo specchio della persona che sei, quindi se sei iper, vuol dire c'è qualcosa che non va. E asettico... Poi sempre molto soggettivo secondo me, comunque, perché per te asettico, magari per la persona che ci vive non lo è, perché è una persona magari un po' più fredda. Di conseguenza penso sempre che sia un po' soggettivo. Ho visto case molto molto libere di cose, però per loro stanno bene. Quindi in realtà dipende sempre. Dipende sempre da come tu vivi, come per te il tuo equilibrio. Ognuno di noi ha un equilibrio e non possiamo giudicare, diciamo, l'equilibrio degli altri. Io non giudico mai le case degli altri, come vivono e così, ma perché? Perché non vorrei che accada lo stesso a me, semplicemente. Se tu non lo fai, non ti torna indietro. Se ti torna indietro, ti dici non lo faccio perché lo devi fare. Quindi è un po' così. Dunque, non so ancora cosa state. Ho donne che mi seguono da un sacco. Non ho ancora capito cosa stanno aspettando prima di accedere al percorso. Tanto meno non. Anche perché adesso sale il prezzo, quindi. Aspettare per che cosa? Non ho ancora capito. Non ho ancora capito cosa stiamo aspettando. Poi, il percorso ha solo effetti benefici. Conosci nuove donne, ti senti parte di un gruppo. Poi conosci, hai tanti, ma sei a contatto con un sacco di donne, un sacco di, ma opportunità che comunque. Puoi trovare poi magari il tuo lavoro, le tue cose, poi uno si sente fuori, conosce qualcuna, cioè se sono donne che sono ritrovate, che si sono trovate in altre cose, sono ritrovate su questo corso, è stato per loro qualcosa che le ha avvicinate. Quindi è, come dico sempre, un percorso dai risvolti del tutto positivi. E poi fai tanto del bene, perché quando tu doni ciò che non ti piace più, fai ancora più del bene ad altre persone che ti ringrazieranno per sempre, anche se non sanno chi sei. E quindi poi fai del bene a te, fai del bene agli altri e ti fai tanto, tanto del bene. Ci sono donne che magari hanno delle difficoltà, in certi momenti del percorso si appellano alle altre donne, le leonesse accorrono, tanti bellissimi messaggi, donne pazzesche, come vi ho detto, sono tutte donne che sanno il fatto loro e quindi sono dei veri supporti. Sono donne che hanno carattere, sicuramente, per forza, solo per la scelta che hanno fatto. Avevo tutte le brutte abitudini elencate nelle radici, ce le avevo ben radicate, quindi parliamo quindi di
dell'inconcludenza, procrastinazione, mancanza di priorità, quanti altri ce n'erano, ma adesso le dico tutti i giorni, le dico sempre, sono sempre le stesse. Allora, mancanza di mantenere le priorità, poi inconcludenza, procrastinazione, mi viene insonnia adesso, non so perché. Poi avevamo come si mancanza di mantenere le priorità, perché spesso le si cambiano. Questa cosa la specifico perché spesso uno cambia le priorità, cioè nel senso che è incostante, ecco, è incostante, incostante, inconcludente, approssimativo, ecco, si è approssimativi. Quindi queste qua sono le cattive abitudini che diceva Cristina. Poi leggiamo. Ero inconsapevole, ok, che erano la causa del mio malessere. Pensavo fosse difficile cambiarle ed invece l'azione mi ha reso davvero più energica e serena. A sera mi rendo conto di aver concluso tutti gli impegni previsti ed è bello, è davvero potente questo metodo. Oh, questo è proprio bello quello che dici, cavolo, perché vabbè che appunto un po' tutte mi scrivete ogni tanto, però ovviamente non mi aggiornano secondo per secondo, perché sennò avrei praticamente il telefono invaso, sarei sempre al telefono a sentirle. Mi aggiornano step by step sui grandi momenti, passaggio da categoria a categoria. Però questa tua cosa è bellissima, Cristina, per quello che hai detto, perché effettivamente è qua la chiave, cioè il disordine, capisci che devi fare ordine nel momento in cui le cattive abitudini legate al disordine sai che ti stanno creando proprio, sono la causa del mio malessere, quindi sono la causa del tuo malessere e non ti aiutano assolutamente ad andare avanti, a raggiungere i tuoi obiettivi, a stare meglio, ma stai sempre, sempre uguale. Quindi cosa vuol dire? Che ripeti sempre gli stessi errori. Fare ordine vuol dire capire che cosa hai sbagliato fino ad oggi, vuol dire finalmente mettere un punto, ricominciare da capo secondo le tue regole. Al posto di essere ad andare avanti per inerzia, ti fermi e scegli tu come proseguire. Sembra impossibile, ma non è così. È molto semplice, è tutta una questione semplicemente pratica, di solito metterti all'opera e iniziare a scegliere, a fare ordine in casa, piccoli passi. È uno strumento molto efficace perché aiuta anche da un punto di vista proprio di mentale a rilassarti e da un punto di vista fisico, quindi ti senti meglio dopo perché ti senti più leggera, ti senti di aver fatto qualcosa di bello per te, ti senti meglio e questo ti appaga. Franca, è un percorso con cui costruisci un risultato. Bella questa definizione. Scelgo me è un percorso con cui costruisci un risultato. È vero perché esatto, a piccoli passi sto procedendo, perché a piccoli passi ogni giorno non riordini tutti i giorni, però mentalmente ci sei. Cioè, pensa a questa cosa. E il fatto di pensarla è come se tu stai già facendo il doppio del lavoro, perché calcolate che fare ordine è 80%. Un atto mentale e 20% è pratico. Cioè, capite quanto la mentalità incide nella nostra vita in qualsiasi cosa facciamo? 80%, Anche immaginate, immaginate, questo l'ho letto in un libro, campioni, siamo alle Olimpiadi, corsa, immaginiamo la corsa. Abbiamo questi campioni che sono già campioni nel loro paese e fanno record. Cos'è che determina il più bravo? Tra tutti i campioni che ci sono, solo il fatto di mentalità, quindi quello che è disposto a correre di più fino a essere sfiato, cioè quello che ci crede più di tutti, cioè vince quello che ci crede fino alla fine. Basta che la mentalità è leggermente un po' meno forte di quell'altro che vince quello che ha la mentalità più forte. Quindi sì, è tutto un gioco di mentalità nello sport, è quella la chiave. In effetti, mi ricordo quando giocavo a pallavolo. E mi ricordo le mie compagne che mollavano subito. E mi ricordo partite dove c'era il recuperone. Io mi ricordo, cioè, l'unico momento mio per il ruolo che avevo era o attacco perché ero centrale, quindi o attaccavo o muravo, oppure il mio unico momento di gloria da sola era la battuta. E io in battuta ero fortissima, ho messa, mi ricordo sempre che al 24, il set di pallavolo finiscono ai 25, a meno che non si va in pareggio, ma al 24 capitava un sacco di volte che io fossi in battuta e mi ricordo che tutte avevano la caghetta quando erano in battuta
Io non l'ho mai avuta, anzi, io ero ipergasata perché dicevo, Fia, se faccio adesso Ace, cioè, vale più di un Ace fatto a metà del set. Quindi, tipo, ero ipergasata ancora di più in realtà. Ed ero contenta di portare a casa il set, per tutta la squadra. Quindi in realtà è tutta una questione di mentalità e io non mollavo, non sono una che molla, ma penso l'abbiate capito perché quando abbiamo i problemi di diretta io ritorno in diretta una volta, due volte, poi quando ho capito che non va, lascio, vi saluto. Però ci provo, cioè ci provo, ci tento, vado avanti. È così che sono riuscita ad arrivare oggi a 23 anni a essere capace, ok, di gestire senza problemi comunque la mia casa, di riuscire a gestire anche le mie finanze, riuscire a gestire il mio tempo, le mie relazioni, a sapere, essere in salute, gestire quindi la mia salute, a gestire un'attività lavorativa, essere indipendente, ad avere una casa e a pagare l'affitto, mantenermi da sola e ad essere in un altro paese. Adesso mi trasferisco, non vedo l'ora, in un altro paese e a 23 anni poter dire assolutamente di aver combinato qualcosa nella mia vita e di essere felice per quello che ho fatto. Quindi nel momento in cui uno sa quello che vuole e ci lavora piano piano tutti i giorni, non fa il gradasso, non pensa a chissà che cosa, poi lo ottieni. E vi dico che ad oggi, se fino a 2 anni fa mi ricordo, facevo fatica a uscire anche con i miei ex compagni del liceo perché non sapevo che cosa dire di me, perché non sapevo ancora io chi fossi e quindi non sapevo, avevo ancora paura, avevo ancora il timore del giudizio degli altri, no? Perché comunque in Italia non c'è un cane che faceva quello che io avrei voluto fare, quindi non avevo nessun punto di ispirazione, di riferimento e quindi sapevo che sarei dovuta essere la prima. E quindi mi sentivo tanta responsabilità ovviamente addosso per quello che avrei dovuto fare. Nel momento in cui ho capito che quando uscivo con la gente, dopo un po' finalmente mi è iniziato a pesare il fatto di non essere chi fossi realmente, dire chi fossi realmente. Ho capito che era il momento in cui dovevo finalmente soltanto cioè basta, svegliamo al mondo chi sono, quello che voglio fare, cioè è buona, chi se ne frega, cioè ancora prima di dirlo a loro l'ho detto direttamente online e ho iniziato. E quindi quello che ho sempre fatto è stato quello di tenermi sempre comunque i miei progetti in modo molto intimo, non ho mai voluto dire quello che avrei fatto perché non, per me è sempre stata una cosa molto importante, ovviamente, era una ragione di vita proprio, cioè quello che faccio oggi per me è sempre stata l'ho sempre vista come una ragione di vita perché è il motivo per cui mi sono sempre svegliata ogni giorno contenta di fare quello che facevo quel giorno, sapendo che sarebbe stato utile un domani per quello che avrei potuto realizzare nella mia vita. E quindi nel momento in cui mi sono resa conto che non riuscivo a parlare proprio con i miei compagni di liceo, non mi trovavo più bene, ho capito che ormai ero cambiata. E nel momento in cui uno capisce che cambia, e che però è contenta così, e cioè manca soltanto, diciamo, lasciare il nido e prendere il volo, perché alla fine era quello che la mia paura, e quindi io capisco quando voi dite ho paura di non farcela, ho paura che sarà un altro fallimento e così. Io vi capisco perché comunque io in questi 4 anni ho fatto un grande lavoro su di me, tanti freni interiori di giudizi, pensando, mi sono sempre valutata comunque che avrei fallito, non ero capace di farcela, non mi meritavo di essere felice. Di essere quello che oggi sono, non ci credo, cioè oggi, se 4 anni fa o 2 anni fa avessi potuto sapere che sarei stata così oggi, avrei avuto 100 donne nel mio percorso, che ero contenta con mio fratello, tanti cambiamenti a Lisbona o in un altro paese a cambiare casa e tutto, cioè era un sogno per me se qualcuno l'avesse detto. Quindi nel momento in cui non tutto questo me lo sono costruita da me. E cioè non posso fare altro, cioè, che dire me lo meritavo e come cacchio, perché tutto quello che sto a fare e quello che sto facendo da 4 anni. Però è stato un lavoro dove ho dovuto lavorare tanto su di me perché io avevo tanta paura di non farcela, di fallire, di non riuscire. Quindi io vi capisco in quello che voi.
in quello che voi dite, ed è per questo che capisco tutte le leonesse, ed è per questo che c'è un grande legame e ci troviamo, ok? Ma le leonesse, ok? E quindi c'è una. Io vi capisco ed è per questo che entrando nel percorso Scelgo Me avrete proprio quel supporto che vi serve non solo nel fare ordine, ma proprio una persona che creda quanto io ho creduto in me stessa da sola, in voi, affinché voi possiate raggiungere i vostri obiettivi, perché tutta questa energia vi aiuterà a fare grandi cose nella vostra vita personale, semplicemente. Capire che da questa parte ci sono io che vi posso aiutare in quello che voi volete fare, in quello che sono i vostri obiettivi, perché si parla di obiettivi. L'ha detto! L'ho detto, raga! Perché oggi mi ho preso i biglietti. Posso aiutare in quello che vuoi. Incredibile. E d'altronde, ma io sapevo che mi sarebbe sfuggito prima o poi, mi sarebbe sfuggito. Saresti potuta essere una Miss Italia di successo, invece sei diventata una donna di valore. Ah, sì! È vero, proprio vero. Anch'io ho sempre avuto paura del giudizio degli altri, ora capisco il perché non voglio più fallire. Ah, oh, grande Fulvia. Tana, Francesca, grande, ciao Francesca. Già, grazie Silvana. L'hai detto. Grandiose. Le leonesse sono fantastiche, non c'è niente da fare. Sì, vabbè, certo, ma poi le leonesse, ragazze, le leonesse, se tutto va bene, sarete... Ah, no. Perché non sarò, no, vabbè, vedremo adesso come poi far vedere il nuovo cambiamento. Le leonesse saranno le prime a cui farò vedere la casa e tutto, però dovremo cercare di capire adesso le tempistiche come fare. E quindi niente, quindi nonostante non siamo vicine, però, ma anche Francesca, per esempio, che lei è una che proprio il web, l'online non le è mai piaciuta, trova invece un gruppo di sono contenta. La voce si fa metallica. Un'ottima medicina. La voce si fa metallica, vero? Perché sennò mi devo saltare. Io vi saluto e ci vediamo domani qui alle 21. Guardate il percorso e venite a far parte di un gruppo fantastico di donne che vogliono mettersi al primo posto.